I problemi legati al terremoto hanno raffreddato il dibattito politico a Teramo, ma a breve ci potrebbe essere un nuovo ingresso in giunta, quello di Alfonso, di Sabatino Martina oppure di un esponente del suo gruppo politico. Verso questa ipotesi è fortemente critica la minoranza. Ma sì, sono delle voci, però diciamo, se poi venissero confermate dimostrerebbero il livello politico che c'è oggi a Teramo. Io personalmente vedo decadere la qualità di questo Consiglio Comunale. Negli ultimi quattro partecipo agli ultimi quattro Consigli Comunali, veramente c'è un decadimento del livello politico che poi porta a situazioni di questo genere. Abbiamo visto consiglieri comunali mettere sulla graticola questa amministrazione, criticandola su ogni dove, e poi adesso pare che si trovano accordi con nuove poltrone, ovviamente a carico dei cittadini che dovranno pagare questi nuovi assessori. Ricordiamo che un assessore costa 40-50 mila euro ogni anno ai cittadini di questa città. Insomma veramente lascia stupiti e dimostra qual è il livello della politica oggi a Teramo. Il sindaco ha ricordato in più occasioni che Teramo è uno dei comuni che ha meno assessori, attualmente ne sono 7, e ha ribadito anche che gli assessori si sono diminuiti il compenso del 20%. Ci sono 7 assessori, è quasi una notizia oggi a Teramo, anche perché nessuno se ne sta accorgendo. Diciamo. C'è una forte attività del sindaco su ogni argomento, su ogni settore. Sulla presenza degli altri assessori veramente c'è da discutere, quindi sull'impegno e sul costo che hanno queste persone sulla collettività. Mi sembra una scusa dire che ne sono pochi, perché già quei pochi che ci stanno non fanno quello che devono fare.